E siamo in studio. Oggi è con piacere che vogliamo accogliere con noi, anche se in videoconferenza, Fra Sergio Lorenzini. Benvenuto, Fra Sergio, originario di San Severino Marche, giusto? E ministro della provincia picena dei Frati Minori Cappuccini. Benvenuto tra noi. Grazie, buongiorno, ben trovati a tutti quanti. Allora, Fra Sergio, noi vogliamo cominciare subito. Abbiamo già appena parlato con Fra Maurizio della chiusura del capitolo. È appena terminato il capitolo generale dei Frati Minori Cappuccini. Abbiamo detto un evento che ha unito 173 frati da tutto il mondo, una cosa meravigliosa, per riflettere e farsi ispirare dallo spirito sul cammino dei prossimi anni. Ti chiedo, come hai vissuto queste 3 settimane di lavori e di condivisione fraterna? Ah, è stato un momento molto importante in cui anche un singolo provinciale che ha come sua cura un territorio preciso di una nazione ha potuto ampliare il suo sguardo a un livello mondiale, appunto 170, più di 170 ministri provinciali da tutto il mondo, ciascuno con la propria cultura, con la propria sensibilità, che abbiamo cercato di mettere insieme. Per me è stata un'occasione meravigliosa, era la prima volta che avevo l'occasione di partecipare a un capitolo generale e per cui è stato decisamente importante potermi confrontare con altri ministri provinciali, poter ascoltare la loro visione delle cose e Certo. cercare di mettere insieme tanti sguardi, tante sensibilità, tanti desideri e attenzioni, per cercare poi di comporle dentro uno spirito di fraternità che è quello che ci caratterizza come Frati Cappuccini. Abbiamo cominciato questo nostro incontro fra Sergio vedendo delle immagini significative di condivisione, di vita fraterna, come abbiamo appena sottolineato, perché i Frati Minori Cappuccini, l'ordine tutto si sta preparando ad un evento di grazia che magari può sembrare lontano. Il 2028 si celebreranno i primi 500 anni di quella scintilla nata nella bella terra marchigiana e voi, frati della provincia picena, avete organizzato una serie di iniziative per prepararsi proprio a questo evento giubilare, un giubileo, ecco, che insomma è davvero importante, perché insomma 500 anni è una data, è comunque un numero importante. Allora vorrei chiederti cosa avete organizzato per preparare questo anno di grazia, quale cammino vi vedrà protagonisti? Sì, vorrei partire dalla notazione che facevi all'inizio. Può sembrare lontano il 2028, in realtà non lo è. Non lo è soprattutto se si pensa che la storia dei Cappuccini, è una storia ancora molto sconosciuta. Ed è per questo che noi, in maniera particolare, nelle Marche, che sono la regione di origine dei Cappuccini, abbiamo cercato di avviare un percorso già dallo scorso anno che permettesse alle persone di poter entrare dentro questa storia, di poterla conoscere, di potersi coinvolgere. 500 anni sono un tempo importante, sono soprattutto un tempo, anzitutto per noi come ordine dei Cappuccini, di riaffermare e riscoprire ancora più in profondità il carisma del nostro ordine, la sua importanza, di poter ridire a noi stessi la nostra identità e che cosa il Signore ci chiama a vivere in questo nuovo millennio. E per cui è prima di tutto importante per noi. In secondo luogo, direi che è anche importante come occasione pastorale, come occasione di evangelizzazione, di incontro con le persone. E sulla base di questo, noi ci stiamo muovendo, siamo in qualche modo promotori, i primi promotori di queste nuove iniziative, che poi sono declinate sostanzialmente in tre grandi progetti, che se volete vi illustro Prego. con piacere, e che speriamo siano anche un po' di stimolo a tutto l'ordine perché ogni cappuccino, ogni realtà cappuccina possa, come dire, stimolare la propria creatività a creare qualcosa di bello per celebrare questo importante anniversario.
Sì, tra questi progetti, poi ti passo la parola a Giulia, abbiamo anche visto nelle immagini una scena bellissima che io sinceramente sono rimasto estasiato, perché l'iniziativa 500 in 500 è davvero qualcosa di meraviglioso, perché voi andate a riscoprire, dico bene Fra Sergio, i luoghi della presenza cappuccina, i primi luoghi della presenza cappuccina in una 500, dunque è davvero fantastico. Qualcosa di meraviglioso. Stiamo vedendo le immagini, tra l'altro ho visto nei titoli di coda di questo filmato che tu sei anche tra gli ideatori, dunque non sapevo che avessi questa vena cinematografica molto molto bella. Allora, diciamo, quello che state vedendo è un cortometraggio, è il trailer di un cortometraggio che uscirà poi il prossimo anno per questo bel simpatico progetto 500 in 500, che vuole unire la scoperta della storia dei cappuccini con questa auto iconica del panorama italiano, la 500 che tutti conosciamo e tutti amiamo tantissimo, come simbolo di un viaggio lento, quindi coniugare la riscoperta della lentezza, dove il viaggio non è semplicemente quel, come dire, quel tempo da tollerare per poter vedere una cosa o l'altra, ma è proprio il godersi lo spostamento, il paesaggio, l'incontro, e le Marche in questo hanno veramente tanto da offrire, soprattutto andando alla scoperta nel nostro territorio di tutte le presenze, di tutti i luoghi che nel corso dei 5 secoli i cappuccini hanno potuto creare. C'è tanto da vedere, c'è tanto da scoprire a livello sia di architettura, di storia, di arte, ma anche di incontro con i cappuccini di oggi. Questo è uno dei 3 progetti che abbiamo avviato per i 500 anni, è l'ultimo direi di questi 3 progetti e che coinvolgerà tutto il mondo delle 500 italiane, è patrocinato anche dal Fiat Club 500 Italia, ma come dire, per poter poi portare questo progetto a tutte le persone che amano questo tipo di viaggio, di turismo, ma soprattutto più che turismo direi di immersione in una cultura, in una storia e in una spiritualità. Guardare Gesù con gli occhi di Francesco è un po' stato il fulcro dell'intervento di Padre Raniero Cantalamessa, il cardinale Cantalamessa. Cosa si può fare per aiutare sempre di più ad incontrare Gesù attraverso Francesco? E noi oggi ti chiediamo anche attraverso Padre Pio. Sì, quello è il senso profondo del nostro sguardo, del nostro carisma che il nostro caro confratello Padre Raniero, cardinale, ci ha aiutato a mettere a fuoco all'inizio del capitolo. A Gesù si può guardare attraverso tante angolature. Quella di Francesco coglie in maniera particolare l'umiltà e la povertà di Cristo. È quello che Francesco ripete moltissime volte nei suoi scritti. E quindi credo che l'invito che ci è stato rivolto attraverso le figure, certamente anche di Padre Pio, come di tutti i santi, è quello di puntare, anzitutto ripuntare lo sguardo su Cristo, ritrovare un'intimità personale, un rapporto a tu per tu, una dimensione profonda che, rifacendoci proprio alla figura di Padre Pio, direi una dimensione mistica della fede, che non è una dimensione straordinaria solo per alcuni, ma è l'essenza profonda del nostro essere cristiani, che nasce da questa relazione cuore a cuore con Dio nel volto di Cristo. E questo vale per tutti. Vale per tutti. In maniera particolare ciò che ha innamorato Francesco, l'umiltà di Dio. Assolutamente. Davvero significative le tue parole. Allora, Fra Sergio, per concludere, considerando anche il fatto che il prossimo 21 ci sarà un interessante convegno ad Ascoli Piceno, se non ho letto male, giusto, riguardo... A Pesaro, esatto, giusto, riguardo appunto i 500 anni dei cappuccini, vorrei che ci aiutassi anche a capire, perché so che ci tieni particolarmente, il fatto che voi avete per certi versi patrocinato anche quello che avete denominato il cammino dei cappuccini, giusto? Dunque un modo nuovo, potremmo dire, perché il camminare è un qualcosa che abbiamo riscoperto anche durante
la pandemia, per riflettere e per in qualche maniera anche ricollegarsi un po' alle varie tappe che hanno visto la presenza dei cappuccini agli albori della loro nascita. Ho perso un momento la connessione, ma credo l'ultimo accenno fosse al cammino dei cappuccini, sì, esatto, giusto? Sì, sì. Ok, grazie. Sì, allora parto dal convegno di Pesaro. Intanto perché Pesaro? Perché Pesaro in quest'anno è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2024, per cui ci sembrava il contesto adeguato per un importante convegno di studi su il mondo dei cappuccini. E ci saranno circa 30 studiosi di varie università che ci aiuteranno a scoprire sotto vari profili, quello storico, artistico, architettonico, sociale, apostolico, l'ordine dei cappuccini, un convegno che vuole essere non tanto un punto di arrivo quanto un punto di partenza per i prossimi anni, proprio in vista del 2028, con un percorso accademico che dovrà in realtà accompagnarci ancora in questi tre anni, in maniera particolare con le università, le quattro università delle Marche e non solo. E l'altro progetto che invece ormai è già avviato e direi sostanzialmente si sta consolidando molto è quello del Cammino dei Cappuccini, progetto partito ufficialmente nel 2021 e che oggi è una realtà già molto conosciuta e frequentata a livello nazionale da molti pellegrini che si mettono in cammino partendo da Fossombrone. Ricordo che i promotori della riforma cappuccina sono di Fossombrone, per arrivare a Camerino, che è il primo convento al mondo dei cappuccini, e poi terminare il percorso dopo 400 chilometri ad Ascoli Piceno, sulla tomba di San Serafino da Montegranaro. È un'occasione meravigliosa per non solo per vedere i bei paesaggi, certo, delle Marche, ma per andare anche a scoprire gli eremi, i conventi, per entrare in relazione con i cappuccini, per condividere momenti di vita nei loro conventi, e diventa un'esperienza umana interessantissima e direi anche una bella possibilità di far conoscere la bellezza del Vangelo e del mondo francescano. Ci sono per questo tanti riferimenti che si trovano online, dal sito Cappuccini 500 all'altro Il Cammino dei Cappuccini, quindi diciamo che abbiamo dinanzi a noi degli anni molto densi di appuntamenti, di attività che però viviamo con grande entusiasmo e con grande piacere. Allora, Fra Sergio, noi continueremo a seguirvi, considerateci a vostra disposizione anche per rilanciare le iniziative, insomma, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi verranno approntate per questo anniversario così importante che ci coinvolge direttamente. Inutile fare tanti giri di parole, però noi nel frattempo ti ringraziamo per essere stato con noi e ci risentiamo presto. Grazie, grazie di cuore. Grazie, Fra Sergio, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Pace bene. Pace bene. Grazie, grazie Fra Sergio Lorenzini. Adesso andiamo in pubblicità e poi ritroveremo ancora una volta la nostra collega Paola Russo dall'altra parte dello studio con le ultime notizie.